Io sono Attilio Pechenino, titolare dell'azienda Pechenino. Qua siamo a Dogliani, provincia di Cuneo, zona di produzione del dolcetto che adesso si chiama Dogliani DOCG. Oltre alla lavorazione del terreno che sottofila viene lavorato meccanicamente e non chimicamente, quindi non si fa uso di diserbanti da oltre 25 anni, mentre per quello che va alla difesa peronospora, contro la peronospora oidio è un normale uso di rame senza andare oltre i limiti consentiti dai regolamenti CE. Oidio si usa zolfo in polvere, mentre quelle che sono le difese contro le tignole e lo scaphoideus, lì abbiamo fatto un progetto che è di ormai 15 anni. Per il controllo delle tignole si usano i feromoni. Noi abbiamo capito che questo sistema poteva funzionare, l'abbiamo testato noi in Piemonte, siamo stati i primi nel 2008. È stata un po' una scommessa per questa zona perché in Langa nessuno l'aveva mai provato su un comprensorio più vasto. Abbiamo fatto delle prove nel 2001, però su delle porzioni molto piccole e i risultati non sono stati eccellenti. Noi l'abbiamo provato per ben 4 anni, però i feromoni lavoravano molto, molto bene e abbiamo avuto subito delle riduzioni della popolazione dei primi 2-3 anni di applicazione del metodo. Utilizza questo metodo, i viticoltori che ne fanno uso hanno un contributo del 30% ed è una cosa che direi un Ottimo. vantaggio enorme sia in ambito di salute che di salubrità del prodotto finale. Quando si parla di rispetto di territorio, non sfruttamento di territorio, questa è una cosa che non è che la compri, questa è una cosa che ti viene, ce l'hai dentro e man mano che vivi, che sei nato qui, quindi ti viene voglia di fare di tutto per mantenere quello che ti hanno lasciato i nonni. Vedo, c'erano dei vigneti che erano ingialliti. A recuperare quei vigneti lì, noi abbiamo avuto un caso e ci è voluto 20 anni. Quindi pensate solo quello che è in 2 o 3 anni quello che puoi distruggere. E quindi si era distrutto l'ecosistema, si era distrutto tutto un insieme di cose che facevano sì che i prodotti erano sicuramente diversi da quelli che sono tuttora. E siamo riusciti a fare dei monitoraggi a campione in 60 vigneti, andiamo a verificare la presenza dell'insetto avendo delle deroghe dal fitosanitario, quindi avendo uno storico che ci permette di verificare quella che è la presenza nel vigneto numero 1 X, esempio, se non abbiamo l'insetto possiamo fare a meno dell'uso di insetticidi. Quindi, mentre il fitosanitario prevede per questa zona a insediamento prevede 2 trattamenti obbligatori, noi abbiamo ottenuto delle deroghe per questi trattamenti. Quindi il giochino è andare a vedere se c'è l'insetto e nel caso si utilizza l'insetticida. Negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto dell'80%. Quindi si va a verificare se c'è la problematica, si fa l'uso di insetticida, uno magari, non tre, e questo è un vantaggio enorme sia in ambito di salute e anche economico. Indubbiamente la sostituzione delle trappole avviene ogni 15 giorni e c'è un lavoro enorme, perché 45 trappole ci vuole 6-7 ore a sostituirle, quindi è un lavoro enorme, però ne va un vantaggio che sulla salute ed economico.